Buongiorno a tutti, io sono Eugenio Tibaldi e sono un artista che tendenzialmente ha due linee di lavoro, una dedicata alle installazioni e un'altra invece più in studio, realizzata prevalentemente attraverso dei lavori su carta. Nella fattispecie sono entrato in contatto con l'antica cartiera Magnani, il Museo della Carta di Pescia, circa un anno e mezzo fa. Stavo lavorando per una serie di carte dedicate all'economia e Ilaria Bernardi, che è una curatrice, mi ha consigliato di contattare Massimiliano Bini, che è stato gentilissimo e che ha fatto sì che venisse realizzata per questa mia serie una tiratura speciale di carta che avesse un punzone particolare che la rendesse unica nel suo genere. Ve ne faccio vedere una perché ne ho una qui, delle carte realizzate. È molto particolare perché è una carta su cui ho lavorato con una tecnica mista. C'è una parte di stampa, c'è una parte di disegno a penna, c'è un collage, quindi c'è una banconota incollata, e c'è una parte in pittura, e qua si vede il punzone dell'autenticità. Ci tengo molto a questo aspetto perché dal mio punto di vista, se ha senso oggi parlare di carta fatta a mano nel 2020, ha senso perché entra a far parte della concettualizzazione del lavoro. Nel mio caso il fatto di parlare di economia replicando un elemento cartaceo che avesse un'autentica interna faceva proprio parte appunto del lavoro concettuale che stavo andando a imbastire. Basta, vi saluto, ciao a tutti, Eugenio Tibaldi.